pondera step, pondera step. Passarvici, senti che termini aulici, mamma mia. Boom, dritti nel vuoto. Guarda, era spawn e cado. Questo è Epli e bentornati in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova sfida del parkour. Vi spiego brevemente come funziona su questo canale. Stepney fa le mappe parkour, Stepney si arrabbia perché fa le mappe parkour e Stepney promette di non fare mai più le mappe parkour. Indovinate un po', dopo questo punto si ritorna al primo. È un cane che si morde la coda, una mappa parkour tira l'altra, è come le ciliegie. Però ragazzi, quella di oggi ha una particolarità molto importante. Giocheremo in una mappa che contiene un labirinto in 3D, mamma mia! Polligione in su, assolutamente! No, non so se è chiaro, dovete staccarvi il pollice col coltello, con le forbici, una mannaia. Ma l'importante è che abbiano la punta arrotondata, altrimenti mi fate male. Poi il pollicione in su me lo inviate. Se proprio non volete fare tutto questo procedimento, basterà lasciare un commento e un mi piace che trovate proprio qua. Andiamo! Benvenuti all'interno della nostra mappa. Se salgo sulla pressure parte, quindi voglio farvi vedere un attimo il mondo visto da fuori. Quanto scleneremo da 1 a 10? Non ne ho la più pallida idea, però c'è una cosa davvero interessante. Io adorerò per sempre il creatore di questa mappa per averla messa. Col diamante si setta il checkpoint, mentre con la redstone si resetta il checkpoint. Questo significa che se raggiungiamo un punto, quello sarà il nostro checkpoint, la cosa più bella che potessero inserire. Per settarlo basterà lanciare il diamante per terra. Infatti vedete, adesso non ce l'avrò per un minuto, accidenta a me. E quando sarà passato il tempo ce lo restituiranno. Iniziamo! Sì, che bello! Siamo dentro ad una mappa parkour fatta in 3D. Penso sia tipo la prima mappa parkour fatta in 3D, è veramente una figata assurda. E avete capito bene ragazzi, è anche un labirinto. E questo significa che non basterà trovare la strada giusta, ma bisognerà salvarsi dal parkour. Eh sì, direi una tripla difficoltà. E probabilmente bisogna andare a salire, quindi non so che cosa succederà. Io non demordo, ce la faremo. Voi pensavate già a Stepney, però che palle, con il diamante è troppo semplice, ti setti il checkpoint dove vuoi. Il problema ragazzi è che il checkpoint potrebbe essere giusto o sbagliato. Nessuna strada c'ha un cartello o una direzione. È tutto completamente a caso. Sì, guardate che bello, a caso, tutto a caso. Ovviamente però possiamo ragionare. Qua sopra ci posso andare? Probabilmente sì. E probabilmente sarebbe bene iniziare ad utilizzare il diamante se non voglio ogni volta ripartire da qua giù. Per esempio, qui se io voglio mettere il diamante, lo droppo, voglio saltare qua in cima. Ed è fattibile probabilmente. È solo un po' difficile da coordinare, ma ce la puoi fare. Bene, bene. Queste strade non possono essere percorse perché c'è solo un blocco d'altezza, mentre di qua posso andare senza problemi. E vedo con piacere che prosegue. E c'è anche una strada obbligatoria qua sotto. Allora aspetta, fammi scendere e fammi cadere 18. Mi pareva giusto portare una mappa un po' diversa da tutte le altre. No, se no sempre il classico parkour alla fine viene a noia e ci stufiamo. Che poi tutto sommato il parkour fa arrabbiare, ma comunque è una valvola di sfogo, ogni tanto ci permette di incazzarci un po'. Ora, dov'è che noi dobbiamo andare? Potrei provare a saltare qua sotto per vedere dove mi porta. Il continuo c'è e sto salendo piano piano ed è quello il mio obiettivo. Per esempio qui posso andare e potrei anche scendere qua per poi risalire. Mamma mia, Step, cosa stai facendo? Sei un mago, non sei caduto ancora? Invece sì. Quando per sbaglio cadete nel punto che non volete, vi lanciate nel vuoto e vi suicidate. Tanto c'è il checkpoint, il miracolante checkpoint che potrete usare, non lo so, tante volte nel video quanto dura la registrazione. Pondera, Step, pondera. Secondo te questa era la strada giusta oppure no? Lo scopriremo nella prossima puntata. No ragazzi, lo scopriremo oggi, però voglio scoprirlo il prima possibile. Qua mi sembra una strada fin troppo ostruita, quindi voglio tornare indietro a quella che avevo fatto prima. Ma aspettate un attimo, qual è la strada di prima? Non ero qua, è già cambiato tutto. Voglio capire da che cavolo di parte sono passato. Era qua, perfetto. Setta il checkpoint e proviamo a proseguire da qui. La frustrazione di morire arriva solo quando raggiungi un punto bello lontano e ancora non ti hanno rifornito il diamante, altrimenti potrebbe anche non essere un problema. Non vediamo il bicchiere sempre mezzo vuoto, ma ogni tanto è anche mezzo pieno. Che poi alla fine non dito la giro, ma è la stessa cosa. Questo salto vi garantisco che è fattibile, anche perché prima l'ho fatto e tuttora l'ho rifatto. E si prosegue, laggiù c'è il male. Di qua però invece possiamo andare. No, sono caduto di sotto. Grande, meraviglioso ripetere i soliti punti centinaia di volte. E attenzione a droppare il reset.
dirette, perché se per caso resettate la mappa, partite dall'inizio. Non è che ci sono due checkpoint che vi riporta quello prima. No, 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 dall'inizio. Ora, questo salto, secondo voi è fattibile? Probabilmente sì, ma non conduce da nessuna parte, quindi non lo faccio. Voglio provare a ripassare nell'oscurità, perché giustamente hanno deciso di inserire una zona anche più scura, no? Per rendere tutto più complicato. Come fai a capire dove sei se già non ci vedi? Non lo capisci? Giustamente, pare normale. Ora, provo ad andare qui sotto. Magari, magari. Da qui vai tutto dritto e infila sotto. Da qua sola si può andare senza problemi. Si può anche entrare di qua. Ora, lo devo mettere il checkpoint oppure no? Boh, consigliatemi voi. Sì o no, scrivetelo nei commenti da 3, 2, 1. Va bene, avete detto di sì. Mettiamo il checkpoint qua. Spero che non abbia buttato nel vuoto quel diamante. Se no, porca puttana, siamo fottuti. Lo scopriamo subito, guarda. Sì, siamo sopra. Qui c'è una strada, qua sopra dove sono appena caduto. E probabilmente si riesce a passarvici. Passarvici, senti che termini aulici. Mamma mia. Non so perché, ma sono convinto che fosse la strada giusta prima di fallire come un pirla. Però lì ho bisogno assolutamente del mio dannatissimo checkpoint. Questo salto è bello che è lungo. E proseguo bene. Vai, fai così, Step. Vai che va tutto bene. Voglio il diamante. Adesso aspetto. Diamond is back, bitches. Lo lancio qua e proseguo. Questo salto si può fare. Pensandoci bene, comunque questa mappa è anche incentrata molto verso il suicidio del proprio personaggio. Perché se ci pensate, ogni volta che cadete, col cavolo che la rifate, boom, dritti nel vuoto. Oh, mi ha ucciso fino adesso. Perché ora no fino in fondo? Cose strane accadono quando Stepney gioca a Minecraft. Devo infilarmi in quell'insenatore lì e poi da qua passar qua. Non è vero, non è assolutamente vero, perché da qui non hai strada. E invece c'è la strada. Tu non l'hai visto lì, ma c'è un blocco che ti ha spinto di sotto. Ci riproviamo, dai. È un salto un po' complicato, ma non impossibile. Sentivo già il profumo della riuscizione. Riuscizione è un termine come petaloso, quindi se volete farlo passare all'Accademia della Crusca, Hashtag hashtag riuscizione. Lanciamo un nuovo trend nel mondo. Vai sul cubetto. Ma io sono tranquillo, ragazzi, non sarà di certo una mappa 3D parkour a fermarmi. Anche perché posso pure andare là sopra e non me ne ero accorto. Noi procediamo alla grande. Diamante qui. Vai che mi piace il diamante lì, fidatevi. Siamo a buon punto, almeno un 33%. E se metti 33 sopra il 33 ce lo rigiri, fa un bello 88. Siamo decisamente a buon punto, Per esempio qua potrei saltare qui sopra e poi provare ad andare in questo pezzo per poi andare in diagonale lì. Anche se entrare all'interno del labirinto non mi dispiacerebbe. Ma la vera domanda è, ragazzi, se il labirinto ha una sola via d'uscita, chi mi garantisce che questa sia quella giusta? Nessuno. No, metti lo spawn. Così proviamo a fare qualcosa di pazzerello. Così vai, Step. Sali like no tomorrow. Probabilmente sto andando fin troppo veloce. Cosa ho fatto? Ho fatto il salto della vita. Cioè qualcosa di allucinante. Vedo il soffitto. Go, Stepney, go, che ce la puoi fare. È buono il tuo parkour. Ed evidentemente anche le mie intuizioni, perché sembrerebbe essere la strada giusta questa qua. Sono quasi certo che questo sia il salto giusto da fare. Anche perché ogni volta che saliamo di un gradino siamo un passo più vicini al nostro obiettivo. Fatto anche rima e sono più contento che di prima. Vai così. Ma sarà la strada giusta? Questa incognita ci perseguiterà per sempre. Qui per esempio non c'è un punto dove andare, o almeno sembrerebbe così. Quel salto, fidatevi che non si può fare, almeno non da qui. Forse si può fare però da qua dietro, ma non mi porta da nessuna parte. Cioè sono bloccato, vedete. Se vado lì poi non c'è una via d'uscita. E allora è giunto il momento di tornare un attimo indietro, tornare sui propri passi. Pensavate che fosse così semplice? Anche io, se devo dire la verità, ho detto vabbè, ce la sto per fare, che bello. Secondo voi da qui posso andare là? Adesso lo scopriamo insieme, ragazzi. Poco. Oppure posso passare da qua? No, moriamo, va che è meglio. Riprovaci. Eccola là, 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 là. Niente. Forse quello là è troppo lontano. Posso provare da quest'altro lato, dove non ho il blocco sopra la testa che mi ferma. Interessante come proposta, anche perché di qua non c'era e non ci sono riuscito né dall'una né dall'altra parte. Pure è diventato difficile suicidarsi adesso. Abbiamo superato una bella percentuale di parkour. Secondo me siamo a qualcosa tipo il 60%. Non possiamo arrenderci adesso, anche se vorrei tanto, ma voglio farcela. Ole, esa.
Ah, Jackie Demo! Probabilmente con tutti i versi che faccio potrebbe uscire un remix fantastico. Dove vado qua? Oddio! Nel momento in cui stavo per arrendermi ce l'ho fatta. Subito checkpoint settato e si va a comandare. Là c'è la porta. E quest'ultimo livello sarà il vero e proprio labirinto, penso. A meno che io non riesca a finirlo ora. E sono caduto per bene. È stata un'ottima cosa cadere, perché posso andare avanti da qui. Non è vero, non posso andare avanti. Sono tipo bloccato. Forse no. Sei caduto. Cazzo, c'avevi davanti la porta, era finita. Presupponendo che quella sia l'uscita giusta. Nessuno mi ha detto se è l'uscita giusta o no, ma io ho visto un buco nel muro e ho detto vai, ce l'abbiamo fatta. Dove caspita vado? Perché non si capisce nulla? Non è qua, o sì? Boh, forse sì, forse no. Sto cadendo nel vuoto. Abbiamo fatto un ottimo percorso. Neanche troppi fail, tutto sommato. Quindi la vittoria è vicina. Ogni volta nel parkour c'è una legge che dice che se tu fai un salto buono, dopo il successivo, quando vai a rifarlo, sarà per sempre. E obbligatoriamente sbagliato. Eppure sono sicuro che questa sia la strada giusta in qualche modo. Ti prego, buttati là sotto. Sì, no. Perché sto cadendo nel vuoto? Perché il mio checkpoint mi porta nel vuoto? Che cosa sta succedendo? Si è bucato tutto. Si è bucato tutto! Non è vero, cioè, ragazzi, non è vero. Io ho messo il checkpoint e però mi stai cadendo nel vuoto l'omino. Guarda, è respawn e cado. Va bene, lo rifacciamo. Non è un problema. Tanto me lo ricordo a memoria questo dannatissimo labirinto. Io siamo nati insieme, da piccolo giocavamo a pallone insieme. Pallone con la vostra faccia, gioco! E anche qui ci siamo. Mi spiegate, porca miseria, perché mi ha buggato come prima? Butta il checkpoint. Oh, bella roba. Ora, secondo voi si può arrivare in qualche modo lì o no? Questo salto si può fare o no? Oh, c'è la porta! C'è la porta, ma è alto 2 qui! No, non è vero. Fammi uscire! Infame! Solo questione di fare il salto un pochino più dritto. Sta iniziando a laggare tutto e non so il motivo, perché questa mappa sta per implodere probabilmente. Io mi fido delle mie capacità. Confido in me stesso. Ah, è qui sotto che dobbiamo andare. E poi da qui saltare lì sopra. Non è vero, non è vero. Non ho intenzione di rifare tutto, sia chiaro, va bene? Ci sono, sì, così. Oh, oddio, l'ultimo salto. Vai di checkpoint. Se muoio, che cosa succede? Non muoio, vero? Sì, è finita, è finita. Mamma mia. Thank you for playing. You have reached the end. E andiamo così, il parkour nel labirinto 3D. C'era anche un'altra uscita nel parkour ed era subito all'inizio. Pepsi è un coglione, è da qui che è iniziata la mappa. Lassù hai pigiato il pulsante e hai iniziato qua, sei un coglione. E mamma mia, c'era veramente una sola strada e l'abbiamo trovata di botto. Questo è culo sfacciato. Ragazzi, spero che questo video sul parkour in 3D vi sia piaciuto. Se così è stato, pollicione in su. Commentate, condividete, se cosa, scriccate, lasciate un prossimo video. Quando sta per tutto. Bye.